Siamo qui con Maya che l'altra notte ha subito un episodio di gravissima violenza da parte delle forze dell'ordine. Maya, hai voglia di raccontarci cosa è successo? Sì, la sera di giovedì scorso, 8 giugno, sono stata fermata in Murazza, Torino, da due agenti della polizia che stavo guardando mentre perquisivano tre ragazzi. Questi agenti inizialmente mi hanno chiesto i documenti e poi hanno chiamato i rinforzi. A un certo punto mi sono ritrovata circondata da circa 8 agenti, i quali sono arrivati molto nervosi. Sono iniziato una serie di provocazioni dalla loro parte. Hai voglia di dirci una delle frasi che ti hanno detto? Ma una in particolare che è stata abbastanza terribile è stata l'agente che mi ha preso i documenti, che mi ha detto che io quella notte non sarei tornata a casa, ma avrei passato la notte al carcere alle Vallette di Torino. E così ti hanno portato in caserma? Sì, eravamo all'inizio di Piazza Vittorio, un agente in particolare mi ha preso dai polsi bruscamente, mi ha spintonato contro un'auto della polizia e mi ha messo in macchina. Durante il tragitto io avevo ancora il telefono, stavo avvertendo degli amici dell'accaduto. Gli agenti che erano in auto con me si sono infastiditi dal fatto che io stessi usando il telefono, hanno inchiodato. Sono scesi, mi hanno storto una spalla e mi hanno sequestrato il telefono. Dopodiché siamo ripartiti, mi hanno portato in Corso Tirreno, dove il posto dal quale parte il reparto mobile di Torino. Nel momento in cui sono entrata c'erano diversi agenti lì dentro che mi hanno riconosciuta. Quindi qualcuno di loro ti ha detto esplicitamente che ti aveva riconosciuto in situazioni di iniziative, manifestazioni, cortei, ti è stato proprio Sì, detto? mi hanno chiaramente detto che mi hanno riconosciuta da diverse manifestazioni, sia a Torino che in Val di Susa, e esplicitamente durante i picchetti antisfratto. E lì qual è stato il trattamento? All'ingresso è partito subito malissimo perché nel momento in cui sono entrata, sono stata spintonata contro una sedia, dicendomi che dovevo stare zitta, stare lì seduta e non fare niente. Finché lo stesso agente che mi aveva messo in auto in Piazza Vittorio mi ha tirato un pugno urlandomi che io non dovevo parlare, ma dovevo solo stare zitta. Quindi il tuo occhio nero è la conseguenza di quel Sì. pugno? A quel punto mi hanno tolto la sedia dicendomi che io dovevo stare in piedi, non avevo più il diritto di stare seduta. Mi hanno fatto una perquisizione totale. E successivamente mi hanno messo all'interno della cella. All'interno di questa cella io sono stata 3 ore circa, non ho potuto fare niente, non potevo uscire a prendere una boccata d'aria, non potevo andare in bagno, ho aspettato 1 ora e mezza circa per poter andare in bagno perché si rifiutavano di accompagnarmi. L'unica cosa che mi è stata permessa è stata dopo 2 ore e mezza di prendere un caffè e uscire 5 minuti. Ovviamente durante tutto il tempo in cui sono stata lì dentro ci sono state diverse provocazioni da tutti gli agenti che erano presenti, insulti, minacce. E sono stata poi rilasciata verso le 4, 4 e un quarto di notte. Sei stata rilasciata con un verbale da cui si evince che... Sono stata rilasciata con un verbale dove c'è scritto che mi accusano di violenza, di resistenza, oltraggio e la cosa che fa più ridere e quella più imbarazzante è che mi hanno denunciato per porto d'armi. Alla mia domanda per il quale sono stata denunciata per questo, la risposta è stata che avevo nel marsupio 7 chiodini da muro e che quindi ero ritenuta pericolosa per questo. Maya, tu adesso cosa hai intenzione di fare? Io ho intenzione di denunciare l'accaduto sia pubblicamente che legalmente. Grazie.